Allora, torniamo appunto per alternare all'idea dei trapianti con un esempio un po' particolare. Allora, l'esempio particolare mi condurrà anche a spiegarmi un po' l'idea del trapianto. L'idea del trapianto non è una novità, come dicevo prima, infatti c'è uno scrittore molto bravo italiano che abbiamo avuto che si chiama Meneghello No, e Meneghello era un vicentino aspetta. che però ha insegnato per moltissimi anni in Inghilterra. E con Rizzoli, purtroppo un libro che adesso non è più edito, aveva pubblicato questa raccolta di trapianti dall'inglese all'Alto Vicentino. E gli autori che aveva coperto erano, per esempio, Shakespeare, delle traduzioni bellissime dell'Amleto, di alcuni stralci, e anche delle traduzioni di Wordsworth, che dopo più tardi leggeremo anche una versione mia. Ma perché trapianto e non traduzione? Questa è una cosa molto interessante secondo me, quando si lavora con le lingue minoritarie, con i dialetti praticamente, quelli che noi chiameremo dialetti. Come diceva anche il professor Galvani in una sua postfazione, il fatto che il dialetto dal punto di vista sonoro, diciamo, è ricchissimo. Abbiamo moltissimi suoni, in realtà ci sono anche più suoni rispetto all'italiano. Se pensiamo alle vocali dialettali, abbiamo molte più sfumature. Anche con influenza, diciamo, non influenza francese, ma diciamo, con una stessa radice del francese. Infatti è un dialetto che si dice anche gallico, no? Quindi dal punto di vista sonoro siamo messi abbastanza bene, si possono fare molte rime, si possono utilizzare moltissime sfumature. Il grandissimo problema del dialetto è appunto dal punto di vista lessicale, perché essendo una lingua concreta, diciamo, una lingua utilizzata anche nella vita, per esempio il dialetto valsabbino, utilizzato nella vita di montagna. E quindi ci sono dei concetti molto concreti. Esprimere qualsiasi concetto astratto diventa molto difficile. Bisogna o concretizzarlo o inventare dei neologismi. Non sono contro i neologismi, perché una delle mie idee è di utilizzare la traduzione poetica anche per arricchire il dialetto. Quindi non sono assolutamente contro. Però naturalmente bisogna operare un trapianto. La poesia d'inizio diventa trasportata in un contesto totalmente diverso, viene trapiantata nella cultura di arrivo in un certo senso e ci sono anche dei cambiamenti molto forti. Per esempio, questo cambiamento. Una delle poesie che ho tradotto è il Baratro di Baudelaire, sempre. E nel Baratro, nel primo verso, compare il pensatore francese Blaise Pascal. Grandissimo filosofo francese che si è occupato sia delle scienze che delle materie umanistiche e veramente ancora sarebbe ancora veramente da studiare e da leggere, fa ancora pensare ai giorni nostri. Come traduco Pascal in dialetto? Come faccio a spiegare questa figura nella lingua d'arrivo? Avrei potuto benissimo tenere il nome proprio e magari mettere una nota a piedi pagina, però io penso sempre che magari siano i nonni che sentano queste poesie, no? E il no, come faccio a spiegare a mia nonna per dire chi è Pascal? Allora ho pensato che Pascal in questa poesia diventa El Pasqualì. E chi è questo Pasqualì? Pasqualì è questo uomo valsabbino che ha speso tutta la propria vita, ha passato tutta la propria vita in montagna, in solitaria, pascolando le mucche, e tutta questa esperienza l'ha fatto diventare molto saggio. Adesso, verso la fine della sua vita, questo Pasqualì si sveglia una mattina particolarmente ispirato e ci regala questa lezione che in realtà in francese avrebbe donato Pascal, quindi questa lezione anche esistenziale. E quindi questo è veramente un trapianto, non solo ho trapiantato le parole, ma ho trapiantato anche questo personaggio dalla cultura d'inizio, che è la cultura francese, in questo caso dell'Ottocento, che però si riferisce a secoli prima, quando Pascal operava, e ho pensato alla cultura contemporanea che guarda questo Pasqualì con grande ammirazione. Quindi la leggerà ancora una volta Claudio in francese e poi io la tradurrò in dialetto. Pascal avait son gouffre, avec lui ses mouvements. Hélas, tout est abîme, action, désir, rêve, parole. Et sur mon point que toute voix se relève, mais fois de la peur, je sens passer des vents. Un nom, un bas, partout.
la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux captivant. Sur le front de minuit, Dieu de son poids savant dessine un cauchemar multiforme et sans trêve. Je peux du sommeil comme on a peur de grands trous, tout plein de bavoleurs, mais non, on ne sait où. Je ne vois qu'un Philippe à toutes les fenêtres, et mon esprit toujours du vertige hanté, jalouse du néant de l'insensibilité. Ah, ne jamais sortir des nombres et des êtres. Passaggio da Pascal e questi concetti filosofici alla traduzione. Pascal aveva un baratro che con lui si muoveva. Tutto è baratro, ahimè. Azione, sogno, amore, parola. E sui peli che dritti mi si levano, spesso sento passare il vento del terrore. In alto, in basso, ovunque. Sponde vuoto di cerno e il silenzio. Lo spazio atroce e seducente. Sul muro dei miei sogni Dio con dito sapiente traccia ogni notte un incubo multiforme ed eterno. Il sonno mi impaura come un crepaccio, denso di confusi spaventi, inesplorato e immenso. Da tutte le finestre l'infinito mi appare. In preda alla vertigine il mio cuore non sa che invidiare del nulla l'insensibilità. Ah, tra gli esseri e i numeri in eterno restare. Come vedete, una poesia molto difficile da interpretare, come dicevo ieri anche la Battisti, ci sono ancora critici che si stanno scannando praticamente sull'ultimo verso, che non si riesce a capire questo consiglio, da sempre restare tra gli esseri e i numeri. Quindi un concetto filosofico anche molto difficile, insomma, da capire. Ci sono delle scuole di pensiero diverse che ancora combattono per cercare di dare un senso a questa poesia. Secondo me in bresciano, insomma, diventa anche più chiaro questo concetto filosofico, come vedrete. Il titolo è già stato criticato, perché a me sonoritamente piaceva dire Le Scanafoss, anche se probabilmente non è proprio fedele alla poesia, al titolo originale. Le Scanafoss. El Pasquali essere sempre tiradresso scanafos. Madonna, el disia, mi par che tu sia sen valù, la parola, la voia, el son, e lassù. E se io mi pei, tu cendri sacci, dalla pura, io sintic tuc, i venc, te che passacci. En se en zo en per tut, gel profond, la seca, è il silenzio, l'espazio quel che incanta spaventus. E in fronte alle menocci, il nostro signor che tutto il sa, e il me disegna coi sodici, dei sogni bruci e più finici. Guna pura del son, come se gapura del gran bus, che se samiando il va finisser, che le piedo d'urni bius, fuori da tutte le finestre che vede appena l'infinito. E il me povero spirit, delle altesse scepaurus, del niguti che non patis le vini a esser gilus. Scultim, dai nomer e dai esser, adide mai na fora. Allora, perché dicevo che in dialetto è diventata un po' diversa, anche il messaggio finale, no? In italiano era l'ultimo verso. Ah, tra gli esseri i numeri in eterno restare. Tra gli esseri i numeri in eterno restare, in dialetto diventa Scultim, che è sempre il nostro Pasquali che ci dà le sue perle di saggezza in questa mattinata particolarmente ispirata. Dai numer e dai esser a dide mai na fora. Col gioco di parole in dialetto da fora dai numer. Avete sentito ancora da fora dai numer? Impazzire, no? E quindi anche qui diventa un trapianto, naturalmente, perché in italiano e in francese questo significato non esisteva, anche in francese l'ultimo verso. Ecco, queste cose possono succedere in un trapianto, diciamo che il messaggio d'arrivo può essere anche diverso da quello iniziale.